Che cosa hai mangiato, nonna, per arrivare a 100 anni? Un piccolo panicotto e la pastina. Brava. E quindi con la pastina sei arrivata a 100 anni. E le salsicce le mangi? Allora, La ca... se lo mangia, scontentatevi. Mangi tanto o mangi poco? È poco, sì, quando mi tocco mangio poco, quando mette fame mangio assai. Sono queste le semplici regole di vita di nonna Leondina, la nuova centenaria di Villa Santa Maria di Spoltore, che è stata festeggiata, oltre che dalla sua famiglia con i 3 figli, Filomena, Vincenzo e Mario, i 9 nipoti e gli 11 pronipoti, anche dai tantissimi amici della comunità di Villa Santa Maria e dall'amministrazione comunale di Spoltore, che le ha voluto donare una targa ricordo per aver raggiunto questo ambito quanto difficile traguardo. Quando si arriva a festeggiare così bene, vuol dire che c'è una bella famiglia, una grande comunità attorno a questa nostra concittadina che fanno solo del bene a lei e a tutti. Classe 1917, nata a Penne, dagli anni 70 vive con il marito e la sua famiglia nella frazione del comune del Pescarese, dove per una vita si è dedicata al lavoro nei campi. Donna dal carattere forte e deciso, rimasta vedova nel 2005, vive con il figlio Vincenzo e la nuora Liliana. Un pregio è molto energica, nel senso si dà sempre tanto da fare, molto vivace. Un difetto, purtroppo risponde sempre, non sta mai zitta, sempre da rispondere e sempre da contraddire. Nonna Leondina gode di ottima salute, tanto che è riuscita a riprendersi anche da una brutta caduta che l'ha causato, una lesione all'anca. Alcune settimane di riposo, poi subito in piedi per condurre la vita di sempre, fatta di piccoli lavori domestici. Ma sei contenta, mio onore? Perché cannella poca buona? A cosa hai fatto tu?